Un giudizio su questa comunque assemblea di Federalberghi. Quasi tutti hanno detto che ci vuole ottimismo, ma siamo ottimisti? Ma io intanto mi devo complimentare col presidente Comoletti e il direttore Anino per avere organizzato un'assemblea così partecipata, così interessante, così coinvolgente, con un dibattito secondo me di livello alto, anche con gli stimoli che sono stati proposti dal presidente e dall'assemblea ai due assessori di Torino, Sacco e regionale Parigi. Devo dire che c'è stato veramente un dibattito secondo me molto costruttivo, non sono stati risparmiati anche alcune stoccate, alcune critiche però costruttive, orientate a non a fare, diciamo, una sterile polemica fine a se stessa, ma alcune osservazioni con, direi, un contenuto di proposta molto molto interessante. Devo dire che la Federalberghi di Torino oggi ha fatto una bella figura come associazione, credo che gli associati non possano che esserne soddisfatti. Comunicazione e grandi eventi comunque sembra di capire come stimolo futuro. Sì, naturalmente direi la comunicazione è fondamentale, senza la comunicazione le cose non esistono, quindi è chiaro che bisogna puntare molto sulla comunicazione. I grandi eventi sono un traino formidabile, gli ultimi anni poi Torino è stata una delle città che a livello nazionale più ha investito in questa direzione e più ha ottenuto riscontri. Cultura naturalmente, che rientra anche in questo ambito, quindi credo che il lavoro di questi anni, l'esperienza che è stata adottata in questi anni ha fatto sì che Torino possa guardare con molta fiducia nel futuro, con molto più ottimismo. Io lo vedo da un'area che è quella delle Langhe, che è vicina a Torino, e credo che un po' tutto il Piemonte, sempre di più in questi anni, ha scoperto l'importanza di avere un capoluogo di regione così forte che può fare un traino per l'intera regione.